Check the mic and make sure it sound. Abecedario, le parole dell'economia di Beppe Isoffi. Oggi si parla di bail-in, tratto dal libro Abecedario pubblicato da Aragno Editore. È un termine inglese, significa salvataggio interno ed è riferito ad una banca. La normativa è in vigore dal 1 gennaio del 2016. Scatta in caso di gravissima crisi di una banca e se si applica il bail-in sono molti a pagarne le conseguenze. Azionisti, obbligazionisti e di seguito anche i clienti che detengono depositi superiori ai 100.000 euro per la parte eccedente di questo importo. Prima di ricorrere a questa misura estrema, molto discussa e contestata, le autorità cercano altre vie per salvare la banca in crisi, come l'acquisizione da parte di una banca più grande o di un gruppo di banche. A volte, ma la normativa è alquanto complessa, per evitare il disastro interviene lo Stato. Diventando azionista della banca comprendone le perdite. Ci è avvenuto ad esempio per il Monte dei Paschi di Siena, che ad oggi è l'unica banca pubblica. Tutte le altre sono private ed hanno come azionisti le fondazioni, i fondi e i soggetti privati.